domesticare gli animali e la fantabiologia è sempre stata uno dei temi importanti della fantascienza, spesso con effetti tragici o drammatici, da Herbert George Wells con l'isola di Tormorò a Michael Crichton con il suo Next, ma da 25 anni in qua all'incirca, dai tempi di Dolly la pecora cronata, era il 1997, queste tecniche sono un po' uscite dalla fantascienza per diventare anche dei fatti scientifici veri e propri. E questo sta diventando negli ultimi tempi ancora più vero grazie a una nuova tecnica di ingegneria genetica che sta cominciando a rivoluzionare il mondo della medicina e che dovrebbe estendersi anche al mondo dell'agricoltura. E la tecnica della CRISPR, o CRISPR bisognerebbe dire, di cui parleremo estensivamente oggi, l'editing genomico, ne parleremo con la nostra ospite di oggi che è Anna Meldolesi. Allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento di Mondo Futuro, benvenuta Anna Meldolesi, che è biologa molecolare di formazione, giornalista e divulgatrice sui temi della biologia e della storia sociale, esperienza giornalistica al Manifesto e al Riformista, e ora da molti anni è collaboratrice del Corriere della Sera e delle testate collegate al Corriere. È stata uno dei responsabili di una bellissima rivista di carattere biologico-naturalistica con forte impronta evoluzionistiche, si chiamava non per nulla Darwin, autrice di vari libri, a cominciare addirittura da quella Costola di Eva, era il 1999 ed era la rielaborazione della tesi di Master in comunicazione della scienza alla Sissa che Anna ha frequentato nei primissimi anni del Master. La Costola di Eva era una vera e propria storia dell'antropologia molecolare, come riusciamo a ricostruire le nostre origini. E già c'era, come vedete, questa noticina Eva, questa annotazione che poi sarà un fil rouge in questa nostra puntata, in questa nostra conversazione. Poi un libro sugli OGM, un altro sulle mainate, cioè perché il mondo ha perso 10 milioni di 100 milioni anzi di donne, dedicata agli aborti selettivi, soprattutto in Cina, e all'eliminazione delle bimbe appena nate. Poi elogio della nudità, questa storia culturale e antropologica del concetto di nudo. E infine questo libro di cui parleremo oggi, che si intitola E l'uomo creò l'uomo, uscito 4 anni fa nella prima edizione, nel 2017, ora da qualche mese è ristampato da Bollati Boringhieri, ma è un'edizione aggiornata, un'edizione molto più ricca della precedente, con un intero capitolo finale di circa 20 pagine che aggiorna la situazione di questa tecnica completamente nuova, questa rivoluzione dell'editing genomico, come promette il sottotitolo, che è una rivoluzione appena cominciata, una rivoluzione appena cominciata e di cui Anna Meldolesi ha seguito passo passo la storia ormai da molti anni, scrivendone, commentandola e anche incontrando alcune di queste protagoniste. Come avete visto, il titolo di questo nostro appuntamento è Le donne di CRISPR. Perché? Perché le donne hanno avuto un ruolo fondamentale, a cominciare dalle due premio Nobel del 2020 per la chimica, di cui Anna conosce vita, morte e miracoli. Allora, Anna, io ti tolgo subito dall'imbarazzo di decifrare questa sigla, questo acronimo pressoché impronunciabile, CRISPR, che in realtà si pronuncia CRISPR, mettendoci una piccola E prima della R finale, che vuol dire niente meno che Cluster Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats, che possiamo tradurre in modo approssimativo come brevi ripetizioni palindrome raggruppate e regolarmente separate. Dimenticate ora tutto questo perché sarà CRISPR e basta. E CRISPR con qualcosa vicino, questo Cas9. Allora, Anna, io ti passo la consegna di farci lo spiegone di questo Sì. CRISPR-Cas9, che è la molecola, anzi diciamo il sistema meglio, scoperto nei batteri, che si è evoluto nei batteri, che adesso sta cominciando a venire applicato anche sull'uomo. Di cosa si tratta esattamente e come funziona questo sistema CRISPR-Cas9, Anna? Allora, beh, intanto questa meraviglia qua
modellino tridimensionale del modello, diciamo, della versione standard di CRISPR, perché ne esistono diverse versioni e altre nuove ne arriveranno, perché è una tecnica in continua evoluzione. È costituita da due elementi, che sono una proteina capace di tagliare il DNA, quindi un enzima, una nucleasi. Vedete questa viola con solchi in cui si possono alloggiare altre molecole. Dentro, ve la avvicino un po', Perfetto. praticamente c'è una doppia elica del DNA che, Sì. codificamente in giallo e verde, che viene aperta. E CRISPR, questa proteina la scorre, insomma, la scandaglia, seguendo le istruzioni della molecola rossa, che invece è la molecola guida ed è un piccolo RNA, che fa una corrispondenza sul Scusami, DNA. un piccolo RNA, RNA. RNA. Sì, che abbiamo conosciuto molto adesso ai tempi della Covid, ecco. Assolutamente, infatti CRISPR, diciamo, segna anche un po' questa stagione di rivincita dell'RNA, dell'importanza dell'RNA, perché l'RNA è facilmente programmabile, quindi il fatto di seguire delle istruzioni di una molecola che è facile da sintetizzare rende CRISPR facilmente programmabile, facilmente adattabile a tanti esperimenti diversi in modo molto rapido. Questo, quindi basta dare la guida giusta, l'RNA giusto, e CRISPR scandaglia, trova la corrispondenza sul DNA e quando la trova, nella versione standard taglia, infatti si parla di forbici genetiche, e laddove c'è il taglio ovviamente si può intervenire, come se il taglio fosse, il punto in cui posizioniamo il cursore, quando scriviamo file di Word e lì possiamo, aggiungere lettere, toglierle, cambiarle. Nelle versioni più aggiornate CRISPR non taglia più, ma corregge direttamente le lettere, per cui agisce un po' davvero come un prova e sostituisci di Word. Ecco. Sì, le lettere ovviamente sono i nucleotidi della catena di DNA, no? I famosi ATGC, adenina, timina, guanina e citosina. Ecco. Per Sì. semplificare, parliamo di lettere, ma in realtà sono delle molecole, dei nucleotidi. Quindi questa è l'essenza e il compito di questo sistema CRISPR. Accennavo prima che l'abbiamo scoperto nei batteri, alla fine, cioè 10-12 anni fa all'incirca, no? Da parte di un microbiologo spagnolo, Mojica, Francisco Mojica, che insegna e lavora a Alicante in Spagna, in un lago salato, perché lui si era meravigliato che questi batteri fossero in grado di resistere a queste condizioni estreme, estremofili, come si suol dire, no? E aveva scoperto questa proteina, però non aveva capito esattamente la funzione, però l'aveva scoperta nei batteri. Come siamo arrivati poi dai batteri nel lago salato di Mojica fino ad arrivare alle due protagoniste del premio Nobel, dell'anno scorso? Ma la storia, diciamo, delle scoperte che hanno portato poi alla reinvenzione CRISPR, che quindi è stata trasformata da un sistema naturale microbico in uno strumento biotech, ovviamente è una storia complicata a cui hanno contribuito in tanti. Per esempio, una tappa fondamentale sono stati gli studi sullo yogurt. Alcuni ricercatori francesi che lavoravano per una ditta privata si occupavano di capire perché le colture batteriche, i fermenti lattici, insomma, usati per fare gli yogurt, a volte venivano attaccati dai virus, ma alcuni sopravvivevano, alcuni no. E praticamente studiando i batteri che sopravvivevano, avevano notato appunto queste sequenze ripetute, interspaziate. Perché praticamente è come se fosse un libretto delle immunizzazioni, no? Che il batterio diciamo, accumula incontrando i virus e sopravvivendo, ne conserva il ricordo in questa specie di archivio genetico, e poi quando li incontra di nuovo è in grado così di riconoscerli e di attivarsi. Per cui diciamo, è una storia molto lunga in cui in tanti hanno contribuito, però lo step fondamentale è quello del 2012, quello che ha portato al Nobel. Jennifer Doudna e Manuel Charpentier, è lo step in cui in vitro vengono ricostruiti tutti i passaggi fondamentali e viene semplificato il sistema, per cui invece di due RNA ne basta uno solo, per cui diventa un strumento utilizzabile concretamente in laboratorio
come strumento biotech. Loro sono le prime a capire questa potenzialità, metterla nero su bianco. Quindi questo è l'atto di nascita della tecnologia CRISPR, che poi Però, verrà. sì, scusa Anna, quindi i batteri si servono di questo sistema per difendersi dall'attacco dei virus, dei fagi, no? Dei batteriofagi, Sì. e quindi distruggono la molecola che il fago inserisce all'interno del batterio con questa specie di forbici genetiche, forbici genomiche, se vogliamo, che ci hai spiegato. Dopodiché si è trovato il modo per utilizzare questa forbice genetica in modo diverso nell'uomo, per intervenire direttamente sul genoma, per modificarlo, per tagliarlo, quel taglia e cuci, come si suol dire, che un po' è l'emblema, se vogliamo, di questa tecnologia, di questo editing genomico. Quindi siamo arrivati alle due del premio Nobel dell'anno scorso, l'americana Jennifer Doudna, che lavora a San Francisco in California, è una biochimica, e la microbiologa Emmanuelle Charpentier, che lavora al Max Planck di Berlino. Si sono conosciute, hanno pubblicato su Science nel 2012, come dicevi tu, e loro hanno adattato la tecnica dei batteri anche in modo da poterla utilizzare in vitro e poi sull'uomo a questo punto. Lo step dell'adattamento a funzionare nelle cellule superiori, quindi anche insomma quelle dei mammiferi, quelle dell'uomo, in realtà è stato il primo a farlo, è stato un ricercatore sino-americano, che è Feng Zhang, insomma, che è l'arcirivale di Doudna, per cui si sono dati battaglia sul brevetto fondante e sono ancora testa a testa se si guarda le graduatorie dei ricercatori su CRISPR più prolifici, più influenti. Diciamo che sono sempre loro, insomma, che si danno battaglia, Doudna e Zhang. Charpentier, che so essere la tua prediletta, in realtà è più giù nella graduatoria, ma perché CRISPR non è più, diciamo, l'unico fulcro della sua ricerca, si sta dedicando ad altro, quindi insomma nel mondo di CRISPR è meno presente della sua co-inventrice e co-Nobel. Però la presenza femminile nel mondo di CRISPR è assolutamente massiccia e importante. Oltre a Doudna Charpentier, ci sono altre meravigliose ricercatrici. Ricordiamone qualcuna, Jean Banfield, per esempio, che è una cacciatrice di diversità microbica, quindi va a caccia di nuove varietà anche di CRISPR nel mondo microbico. Molto simpatica anche lei, per esempio, ha dichiarato: beh, nella mia lapide ci sarà scritto. Fu lei a dire per la prima volta la parola CRISPR davanti a Doudna, perché è stata lei che ha fatto conoscere CRISPR a Doudna la prima volta seduta al caffè, insomma, dell'Università di Berkeley. Insomma, ha messo un po' la pulce nell'orecchio. Poi ci sono altre donne che hanno lavorato ai modelli più aggiornati di CRISPR, i correttori di basi. Ad esempio Nicole Gaudelli, Alexis Comor, insomma, per cui è davvero un mondo popolato di bravissime ricercatrici. Ecco, come avete sentito, Anna non si limita a raccontare la tecnologia, in questo caso la tecnologia biologica, come funziona la CRISPR, e questo anche nel libro ci sono alcune pagine in cui va molto a fondo anche su questo, spiegando nei dettagli, cosa che non si trova ad esempio sui giornali o sulle riviste, ma è anche intorno a questo ci costruisce la storia umana e la storia dei ricercatori, e devo dire che questo è quello che a me piace molto e che è tipico poi dei grandi divulgatori anglosassoni, il mescolare la spiegazione tecnica, scientifica con gli elementi storici, gli elementi umani e anche qualche volta il gossip, le curiosità e le piccole anche osservazioni personali. E questo rende il libro molto, molto una propria enciclopedia di questa nuova tecnica dell'editing genomico. In 200 pagine scarse anche avete praticamente tutto quello che al momento dovete e potete sapere sulla CRISPR. Le donne sono state anche protagoniste però delle prime applicazioni mediche delle tecniche di editing genomico, protagoniste qualche volta involontarie, perché Cina, che è uno dei paesi che per certi versi punta molto su queste tecnologie in modo anche abbastanza
così eticamente discutibile a volte, abbiamo avuto un caso eclatante. Nel 2018, quindi 3 anni fa, cosa è successo quel 25 novembre del 2018, Anna? Beh, un ricercatore cinese fino ad allora sconosciuto, AJK, è andato ha caricato su YouTube dei video in cui annunciava, diciamo, la nascita delle prime CRISPR babies, le prime bambine nate con il DNA modificato prima di nascere. Quindi quando erano embrioni è stato modificato il loro DNA con CRISPR, poi sono stati trasferiti in utero, avviate le gravidanze e poi sono nate queste due gemelline. Quindi diciamo è uno spartiacque, è la prima volta insomma che sono venuti al mondo degli esseri umani geneticamente modificati prima di nascere, una linea rossa a cui ci si preparava da tantissimo tempo, no? Sin da Dolly per l'appunto, si diceva ma prima o poi si farà sull'uomo eccetera, di andare a manipolare il DNA. Paradossalmente la reazione dei media e anche dei bioeticisti e delle persone comuni è stata meno forte di fronte alla nascita delle CRISPR babies di quello che era stato, diciamo, nel 97 la nascita di Dolly. Forse un po' perché ci siamo anche un po' abituati all'idea, forse perché non ci sono le foto di queste due bambine che sono state. Abbiamo solo dei nomi fittizi, no? Lulu e Nana, Sì. che però non sono i nomi reali, non sappiamo a questo punto neanche se le bimbe sono vive o dove sono, chi sono, non esistono fotografie, ecco. Però tutto questo non ha portato bene a questo ricercatore, questo spregiudicato, se vogliamo, giovane di Shenzhen, di un'università del sud della Cina, che pensava di sfondare una porta e di avere grandissimo successo nel suo paese. In realtà ha avuto le cose gli si sono ritorte contro, no? Sì, è stato condannato a 3 anni di carcere, insomma, e sicuramente no, non potrà più fare ricerca, ecco, in Cina. Anche di lui non sappiamo bene che fine abbia fatto, insomma. C'è un'ultima immagine sua pubblicata sul New York Times, uno scoop del New York Times, in cui si vede la sua sagoma piccolina sul balcone della foresteria della sua università in cui presumibilmente è stato chiuso senza poter uscire prima del processo, per cui insomma un'immagine abbastanza forte anche, Certo, insomma, un po' forte distopica. anche, certo. Ecco, quindi la storia delle due gemelline rappresenta uno spartiacque di queste due gemelline, poi il cui genoma è stato modificato addirittura prima della loro nascita, in modo anche discutibile, perché c'è dietro il tentativo di modificare il genoma affinché non siano suscettibili a un'infezione da HIV sostanzialmente, no? Perché il loro padre invece aveva avuto l'AIDS. Però eticamente è molto discutibile questo. È discutibile perché comunque erano embrioni sani, non, quindi un intervento non terapeutico, ma protettivo rispetto a un rischio futuro ed eventuale. Quindi diciamo un po' al confine tra trattamento terapeutico e potenziamento, forse più vicino al potenziamento che ad altro. Quindi questa è una, diciamo, una distinzione che i bioeticisti tendono molto a rimarcare. Per parlare un po' di fantascienza, visto che questo insomma, è il tema intorno a cui ci muoviamo, nella fantascienza di CRISPR ancora insomma, siamo un po' agli inizi, no? C'è stata qualche incursione al cinema con un popcorn movie che si chiama Rampage con Dwayne Johnson, c'è stata qualche serie Netflix, per esempio Biohacker, che è una serie tedesca abbastanza divertente, la prima stagione ruota intorno a CRISPR, e c'è stato un primo fantathriller, un romanzo che si chiama Change Agent di Suarez, in cui si immagina non solo che diciamo, ci sia una lista precisa stilata dalle Nazioni Unite di geni che si possono modificare oppure no prima della nascita. Quindi, insomma, la distinzione su quali geni è lecito cambiare e quali no. Ovviamente fiorisce anche un mercato nero di laboratori che invece sono disposti a modificare anche altri geni non autorizzati dalle Nazioni Unite, per cui insomma basta editare il tal gene per avere magari 30 centimetri più di altezza oppure
anni per avere un QI un po' più alto, eccetera, eccetera. Ma la cosa divertente di questo romanzo è che si immagina invece che sia possibile anche fare un altro tipo di editing. L'editing in vivo sulle persone già adulte. E questa è una cosa abbastanza fantascientifica per l'appunto, perché si somministra questo agente del cambiamento e la persona entra praticamente in coma come se fosse in una crisalide, dopodiché quando si risveglierà avrà un fenotipo e un genotipo cambiato, perché ci sono queste cliniche in cui si va a cambiarsi il genoma e sono popolate da schiere di persone che assomigliano a Brad Pitt, Angelina Jolie, eccetera, eccetera, perché poi alla fine insomma tutti hanno un po' la stessa tipologia di fenotipo a cui vorrebbero assomigliare. Insomma, poi vabbè, non vi dico come va a finire perché magari qualcuno è curioso. Certo. Però è già un mondo, insomma, che si sta muovendo, quello della fantascienza. Tornando invece ai science facts, cioè ai fatti della scienza, un grosso passo avanti è in questi ultimissimi anni il successo avuto su alcuni pazienti con i primi trattamenti della tecnica CRISPR che hanno portato all'eliminazione di alcuni difetti genetici. E ancora abbiamo una donna come pioniera in un certo senso in questa direzione, Victoria Gray, un'afroamericana del Mississippi che aveva l'anemia falciforme. Dico aveva perché sembra che adesso quel gene, quella sequenza genetica sia stata modificata attraverso il sistema CRISPR. Di cosa si tratta, Anna? Allora, Victoria Gray ha avuto il coraggio per prima di sottoporsi a questo trattamento e quindi insomma l'idea, siamo anche tutti un po' debitori per questo. Lei è una donna giovane, aveva intorno ai 34 anni quando si è sottoposta al trattamento, soffriva di crisi dolorose sin da quando era piccola. Questo le aveva impedito, per esempio, di realizzare alcuni suoi desideri. Lei avrebbe voluto fare l'infermiera, ma non aveva potuto farlo. Ha avuto dei figli, ma insomma non poteva seguirli perché stava spesso male, aveva bisogno di trasfusioni, di essere ricoverata per le crisi dolorose. Si è sottoposta a questo trattamento con CRISPR che, nella versione di questa sperimentazione internazionale che sta avendo grande successo, non corregge in realtà il difetto che causa l'anemia falciforme nel gene dell'emoglobina adulta, ma lo lascia lì e riattiva invece il gene dell'emoglobina fetale che è dormiente negli adulti, perché quello lì non è mutato e quindi dà Certo. comunque emoglobina ben funzionante. Ha funzionato talmente bene questo trattamento appunto che lei ha ricominciato a vivere, a prendere l'aeroplano per andare a trovare il marito che lavora nelle forze armate, eccetera. E dopo di lei, in tanti iniziano a essere stati arruolate, credo, decine di persone con ottimi risultati, sempre affetti da anemia falciforme o da talassemia, che è una malattia abbastanza simile. E i primi pazienti sono stati trattati anche in Italia, il Bambino Gesù. Sì, è notizia dell'altro giorno proprio, no? Due fratelli, mi sembra, al Bambin Gesù. Sì, l'altro giorno abbiamo finalmente potuto vederli, nel senso che si sapeva, ma non sapevamo né i nomi né i volti, quali fossero. Eric ed Emanuele, quindi sì, sono due fratelli di Pistoia che affetti da talassemia, insomma. Sì, beh, oddio, vederli fino a un certo punto perché hanno la mascherina e quindi il loro viso è parzialmente coperto, ma li abbiamo, ecco, sappiamo chi sono, ecco, in questo senso qua. E sembra che anche in questo caso l'intervento abbia avuto successo, anche Sì, se sì, sì. bisogna attendere un pochino forse per vedere l'evoluzione futura, però sono dei punti di riferimento estremamente positivi e che ci dicono che si tratta di una rivoluzione, questa della tecnica CRISPR, ancora tutta da scoprire, che sta appena cominciando. Ecco. Quindi bisognerà vedere come in futuro che cosa fare. Io prima all'inizio ho accennato anche all'agricoltura, da cui molti si aspettano cose molto interessanti dalla CRISPR, ad esempio per modificare geneticamente delle piante per adattarla ai cambiamenti climatici. Questa è una delle chance, delle possibilità. Ma si sono fatti dei passi in questa direzione, Anna Meldolesi?
Diciamo che l'impegno che c'è sul versante terapeutico è molto più massiccio che quello in tutti gli altri settori, però sicuramente ci sono delle grandissime potenzialità di crescita in agricoltura. La stessa istituto di Jennifer Doudna ha un intero filone di ricerca, un'intera divisione aperta proprio per l'agricoltura sostenibile. La Cina sta investendo molto su CRISPR in agricoltura. Ovviamente l'obiettivo così a cui tutti guardano è quello di riuscire a trovare soluzioni per rendere le piante più resistenti alle stress ambientali che ci si aspetta che saranno sempre più intensi con i cambiamenti climatici. Però insomma si lavora su tanti filoni di ricerca. Ad esempio, i cambiamenti climatici sicuramente cambieranno anche diciamo, il panorama dal punto di vista di quali parassiti, quali malattie attaccheranno le piante nelle diverse aree geografiche. Quindi anche rendere le piante resistenti alle malattie è qualcosa di molto molto importante. Però devo dire che la prima pianta autorizzata in tutto il mondo, la prima, in realtà è un altro tipo di pianta, sono dei pomodorini modificati in Giappone. Per scopo nutraceutico, quindi per avere una maggiore quantità di una sostanza utile, diciamo, a controllare la pressione, il GABA. Si tratta di pomodorini che si chiamano in maniera molto curiosa perché sono i Sicilian Rouge, la cosa divertente è che per provare a vedere se sarebbero stati, diciamo, ben accolti dai potenziali acquirenti, si è deciso di regalarle inizialmente le piantine a chi ha l'hobby di coltivarsi appunto qualche pianta in giardino, nel balcone, eccetera. Questa iniziativa ha avuto successo, per cui adesso arriveranno nei negozi anche i pomodori, poi arriverà anche la salsa di pomodoro, ecco, di pomodoro editato. Pomodori, lo aspettiamo anche in Italia allora a questo punto, eh? E vediamo l'effetto che fa e le reazioni che ci saranno. Ecco. Allora, Anna, mi pare che tu hai appena pubblicato questa seconda edizione del tuo E l'uomo creò l'uomo, ma mi pare che comincia ad esserci materia per una terza edizione di qui a forse a meno di 4 anni, perché qui parli solo di Victoria Gray, della prima donna su cui è stata sperimentata la tecnologia CRISPR, ma ormai ce ne sono parecchi di uomini e di donne che hanno avuto che sono passati attraverso questa tecnologia. E adesso tutto questo mondo vegetale di cui ci hai appena accennato alcune cose rappresenta una nuova frontiera per queste tecnologie. Tu hai seguito questa storia della CRISPR ormai da anni, dall'inizio. Questo un po' perché evidentemente, come ex biologa molecolare, ma sempre molto attenta a queste cose, e quindi anche alle cose in passato degli OGM, ti ha aperto un nuovo orizzonte, e quindi è un po' merito tuo in Italia se si parla anche di CRISPR, per tutto quello che è scritto su giornali e riviste e in questo libro. Questo libro che, ripeto, si intitola, se lo vedete, ecco, E l'uomo creò l'uomo, questa è la seconda edizione aggiornata. In più, non perdetevi, se queste cose vi interessano, vi intrigano, non perdetevi il blog di Anna Meldolesi, questo CRISPR Mania, questa CRISPR Mania, in cui Anna racconta via via i progressi che vengono fatti, ma anche le curiosità del mondo CRISPR e di tutto quello che gli sta attorno dal punto di vista umano e dal punto di vista scientifico. Anna, aspettiamo a questo punto la terza edizione di E l'uomo creò l'uomo. Magari il titolo potrebbe essere E la donna creò la donna la prossima volta. Pensiamoci, va bene. Sì, anche Grazie. solo CRISPR. O anche solo CRISPR, a questo punto l'acronimo sarà diventato un po' di uso un pochino più corrente. Sì. Perfetto. Grazie Anna Meldolesi e grazie naturalmente a chi ci ha ascoltato fino a questo momento. Grazie a voi, ciao.